con la ragione comune si impegnano i teologi. Questa coesione interiore nel cosmo della ragione non venne disturbata neanche quando una volta trapelò la notizia che uno dei colleghi aveva detto che nella nostra università c'era una stranezza. Due facoltà che si occupavano di una cosa che non esisteva, di Dio, che anche di fronte ad uno scetticismo così radicale resti necessario e ragionevole interrogarsi su Dio per mezzo della ragione, e ciò debba essere fatto nel contesto della tradizione della fede cristiana, questo nell'insieme dell'università era una convinzione indiscussa. Tutto ciò mi tornò in mente quando, recentemente, lessi la parte edita dal professor Teodoro Curi del dialogo che il dotto imperatore bizantino Manuele II, paleologo, forse durante i quartieri d'inverno del 1391 presso Ankara, ebbe con un persiano colto su cristianesimo e islam e sulla verità di ambedue. Fu poi probabilmente l'imperatore stesso ad annotare, durante l'assedio di Costantinopoli tra il 1394 e il 1402, questo dialogo. Si spiega così perché i suoi ragionamenti siano riportati in modo molto più dettagliato che non le risposte dell'erudito persiano. Il dialogo si estende su tutto l'ambito delle strutture della fede contenute nella Bibbia e nel Corano e si sofferma soprattutto sull'immagine di Dio e dell'uomo, ma necessariamente anche sempre di nuovo sulla relazione tra le tre leggi, Antico Testamento, Nuovo Testamento, Corano. Vorrei toccare in questa lezione solo un argomento piuttosto marginale nella struttura del dialogo che nel contesto del tema fede e ragione mi ha affascinato e che mi servirà come punto di partenza per le mie riflessioni su questo tema. In der Mohammed selbst noch machtlos und bedroht war. Aber der Kaiser kannte natürlich auch den Koran. Nel settimo colloquio, edito dal professor Curi, l'imperatore tocca il tema della Jihad, guerra santa. Sicuramente l'imperatore sapeva che nella Sura 2 si legge nessuna costrizione nelle cose di fede. È una delle sure del periodo iniziale in cui Maometto stesso era ancora senza potere e minacciato. Ma naturalmente l'imperatore conosceva anche le disposizioni, sviluppate successivamente e fissate nel Corano, circa la guerra santa. Senza soffermarsi sui particolari, come la differenza di trattamento tra coloro che possiedono il libro e gli increduli, egli in modo sorprendentemente brusco si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere, dicendo: mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava. L'imperatore spiega poi minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima. Dio non si compiace del sangue. Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima, non del corpo. Chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente, non invece della violenza e della minaccia.
L'affermazione decisiva in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza è: non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. L'editore Curi commenta: per l'imperatore, come bizantino cresciuto nella filosofia greca, questa affermazione è evidente. Per la dottrina musulmana, invece, Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, forse anche quella della ragionevolezza. In questo contesto, Curi cita un'opera del noto islamista francese Arnaldes, il quale rileva che Ibn Azm si spinge fino a dichiarare che Dio non sarebbe legato neanche dalla sua stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua volontà, l'uomo dovrebbe praticare anche l'idolatria. Der tiefe Einklang zwischen dem, was im besten Sinn griechisch ist, und dem auf der Bibel gründenden Gott. Qui si apre nella comprensione di Dio e quindi nella realizzazione concreta della ragione un dilemma che oggi ci sfida in modo molto diretto: la convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio. È soltanto un pensiero greco, vale anche e sempre per se stesso. Io penso che in questo punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. Modificando il primo versetto del libro della Genesi, Giovanni ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole: in principio era il Logos. È questa proprio la stessa parola che usa l'imperatore: Dio agisce con Logos. Logos significa insieme ragione e parola, una ragione che è creatrice e capace di comunicarsi, ma appunto come ragione. Giovanni con ciò ci ha donato la parola conclusiva sul concetto biblico di Dio, la parola in cui tutte le vie spesso faticose e tortuose della fede biblica raggiungono la loro meta, trovano la loro sintesi. In principio era il Logos e il Logos è Dio, ci dice l'Evangelista. L'incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice caso. La visione di San Paolo davanti al quale si erano chiuse le vie dell'Asia e che in sogno vide un macedone e sentì la sua supplica: passa in Macedonia e aiutaci. Questa visione può essere interpretata come una condensazione della necessità intrinseca di un avvicinamento tra la fede biblica e l'interrogarsi greco. In realtà questo avvicinamento ormai era avviato da molto tempo. Già il nome misterioso di Dio dal roveto ardente che distacca questo Dio dall'insieme delle divinità con molteplici nomi, affermando soltanto il suo essere, è nei confronti del mito una contestazione con la quale sta in intima analogia il tentativo di Socrate di vincere e superare il mito stesso. Il processo iniziato presso il roveto raggiunge all'interno dell'Antico Testamento una nuova maturità durante l'esilio, dove il Dio di Israele, ora privo della terra e del culto, si annuncia come il Dio del cielo e della terra, presentandosi con una semplice formula che prolunga la parola del roveto: io sono. In der späten Weisheitsliteratur vollzogen hat.
Con questa nuova conoscenza di Dio va di pari passo una specie di illuminismo che si esprime in modo drastico nella derisione delle divinità, che sono soltanto opera delle mani dell'uomo. Così, nonostante tutta la durezza del disaccordo coi sovrani ellenistici, che volevano ottenere con la forza l'adeguamento allo stile di vita greco e al loro culto idolatrico, la fede biblica durante l'epoca ellenistica andava interiormente incontro alla parte migliore del pensiero greco, fino a un contatto vicendevole che si è poi realizzato specialmente nella tarda letteratura sapienziale. Oggi noi sappiamo che la traduzione greca dell'Antico Testamento, realizzata in Alessandria, la 70, è più di una semplice traduzione del testo ebraico. È infatti una testimonianza testuale, a sé stante, e uno specifico importante passo della storia della rivelazione, nel quale si è realizzato questo incontro in un modo che per la nascita del cristianesimo e la sua divulgazione ha avuto un significato decisivo. Nel profondo vi si tratta dell'incontro tra fede e ragione, tra autentico illuminismo e religione, partendo veramente dall'intima natura della fede cristiana e al contempo dalla natura del pensiero ellenistico fuso ormai con la fede. Manuele II poteva dire: non agire con il Logos è contrario alla natura di Dio. Per onestà bisogna annotare a questo punto che nel tardo Medioevo si sono sviluppate nella teologia tendenze che rompono questa sintesi tra spirito greco e spirito cristiano, in contrasto con il cosiddetto intellettualismo agostiniano e tomista. Iniziò con Duscoto una impostazione volontaristica, la quale alla fine portò all'affermazione che noi di Dio conosceremmo soltanto la voluntas ordinata. Al di là di essa esisterebbe la libertà di Dio, in virtù della quale egli avrebbe potuto creare e fare anche il contrario di tutto ciò che effettivamente ha fatto. Qui si profilano delle posizioni che senz'altro possono avvicinarsi a quelle di Ibn Hazm e potrebbero portare fino all'immagine di un Dio arbitrio che non è legato neanche alla verità e al bene. Il Dio veramente divino è quel Dio che si è mostrato come Logos, e come Logos ha agito e agisce pieno di amore in nostro favore. Certo, l'amore sorpassa la conoscenza, ed è per questo capace di percepire più del semplice pensiero. Tuttavia esso rimane l'amore del Dio Logos, per cui il culto cristiano è un culto che concorda col Verbo Eterno e con la nostra ragione. Il qui accennato vicendevole avvicinamento interiore che si è avuto tra la fede biblica e l'interrogarsi sul piano filosofico del pensiero greco è un dato di importanza decisiva, non solo dal punto di vista della storia delle religioni, ma anche da quello della storia universale, un dato che ci obbliga anche oggi. Wir könnten auch umgekehrt sagen, diese Begegnung, zu der da noch das Erbe Roms hinzutritt. Considerato questo incontro, non è sorprendente che il cristianesimo, nonostante la sua origine e qualche suo sviluppo importante nell'Oriente, abbia infine trovato la sua impronta storicamente decisiva in Europa. Possiamo esprimerlo anche inversamente.
Questo incontro, al quale si aggiunge successivamente ancora il patrimonio di Roma, ha creato l'Europa e rimane il fondamento di ciò che con ragione si può chiamare Europa. Alla tesi che il patrimonio greco criticamente purificato sia una parte integrante della fede cristiana si oppone la richiesta della disellenizzazione del cristianesimo, una richiesta che dall'inizio dell'età moderna domina in modo crescente la ricerca teologica. Visto più da vicino, si possono osservare tre onde nel programma della disellenizzazione, pur collegate tra di loro, e se tuttavia nelle loro motivazioni e nei loro obiettivi sono chiaramente distinte l'una dall'altra. La disellenizzazione emerge dapprima in connessione con i postulati fondamentali della riforma del XVI secolo. Considerando la tradizione delle scuole teologiche, i riformatori si vedevano di fronte a una sistematizzazione della fede condizionata totalmente dalla filosofia, di fronte cioè ad una determinazione della fede dall'esterno in forza di un modo di pensare che non derivava da essa. Così la fede non appariva più come vivente parola storica, ma come elemento inserito nella struttura di un sistema filosofico. La metafisica appare come un presupposto derivante da altra fonte. La teologia liberale del XIX e XX secolo apportò una seconda onda nel programma della disellenizzazione. Di essa rappresentante eminente è Adolf von Harnack. Durante il tempo dei miei studi, come nei miei primi anni della mia attività accademica, questo programma era fortemente operante anche nella teologia cattolica, come punto di partenza era utilizzata la distinzione di Pascal tra il Dio dei filosofi e il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Nella mia prolusione a Bonn nel 1959 ho cercato di affrontare questo argomento. Non intendo riprendere qui tutto il discorso, vorrei però tentare di mettere in luce almeno brevemente la novità che caratterizzava questa seconda onda di disellenizzazione rispetto alla prima. Come pensiero centrale appare in Harnack il ritorno al semplice uomo Gesù e al suo messaggio semplice, che verrebbe prima di tutte le teologizzazioni e appunto anche prima delle ellenizzazioni. Sarebbe questo messaggio semplice che costituirebbe il vero culmine dello sviluppo religioso dell'umanità. Gesù avrebbe dato un addio al culto in favore della morale. In definitiva, egli viene rappresentato come padre di un messaggio morale umanitario. Lo scopo di ciò è in fondo di riportare il cristianesimo in armonia con la ragione moderna, liberandolo appunto da elementi apparentemente filosofici e teologici, come per esempio la fede nella divinità di Cristo e nella Trinità di Dio. In questo senso, l'esegesi storico-critica del Nuovo Testamento sistema nuovamente la teologia nel cosmo dell'università. Teologia per Harnack è qualcosa di essenzialmente storico e quindi di strettamente scientifico.
Ciò che essa indaga su Gesù mediante la critica è, per così dire, espressione della ragione pratica e di conseguenza anche sostenibile nell'insieme dell'università. Nel sottofondo c'è l'autolimitazione moderna della ragione, espressa in modo classico nelle critiche di Kant. Nel frattempo però ulteriormente radicalizzata dal pensiero delle scienze naturali. Das Gewicht zwischen den beiden Polen kann je nachdem mehr auf der einen oder anderen Seite liegen. Questo concetto moderno della ragione si basa, per dirlo in breve, su una sintesi tra platonismo ed empirismo che il successo tecnico ha confermato. Da una parte si presuppone la struttura matematica della materia, la sua, per così dire, razionalità intrinseca che rende possibile comprenderla e usarla nella sua efficacia operativa. So versuchten dann auch die auf die menschlichen Dinge bezogenen Wissenschaften wie Geschichte. Questo comporta due orientamenti fondamentali decisivi per la nostra questione. Soltanto il tipo di certezza derivante dalla sinergia di matematica ed empiria ci permette di parlare di scientificità. Ciò che pretende di essere scienza deve confrontarsi con questo criterio. E così anche le scienze che riguardano le cose umane, come la storia, la psicologia, la sociologia e la filosofia, cercano di avvicinarsi a questo canone della scientificità. Importante per le nostre riflessioni comunque è ancora il fatto che il metodo come tale esclude il problema Dio, facendolo apparire come problema ascientifico o prescientifico. Questo però ci troviamo davanti a una riduzione del raggio di scienza e ragione che è doveroso mettere in questione. Torneremo ancora su questo argomento, per il momento basta tenere presente che un tentativo alla luce di questa prospettiva di conservare alla teologia il carattere di disciplina scientifica, del cristianesimo resterebbe solo un misero frammento. Ma dobbiamo dire di più, è l'uomo stesso che con ciò subisce una riduzione, poiché allora gli interrogativi propriamente umani, cioè quelli del da dove e del verso dove, gli interrogativi della religione e dell'ethos, non possono trovare posto nello spazio della comune ragione descritta dalla scienza e devono essere spostati nell'ambito del soggettivo. Il soggetto decide in base alle sue esperienze che cosa gli appare religiosamente sostenibile e la coscienza soggettiva diventa in definitiva l'unica istanza etica. In questo modo però l'ethos e la religione perdono la loro forza di creare una comunità e scadono nell'ambito della discrezionalità personale. E questa è una condizione pericolosa per l'umanità. Lo constatiamo nelle patologie minacciose della religione e della ragione, patologie che necessariamente devono scoppiare quando la ragione viene ridotta a tal punto che le questioni della religione e dell'ethos non la riguardano più. Ciò che rimane dei tentativi di costruire un'etica partendo dalle regole dell'evoluzione o dalla psicologia e dalla sociologia è semplicemente insufficiente. Prima di giungere alle conclusioni alle quali mira tutto questo ragionamento, devo accennare ancora brevemente alla terza onda della dis-ellenizzazione che si diffonde attualmente. In considerazione dell'incontro con la molteplicità delle culture, siamo a dire oggi che la sintesi con l'ellenismo,
compiutasi nella Chiesa antica, sarebbe stata una prima inculturazione che non dovrebbe vincolare le altre culture. Queste dovrebbero avere il diritto di tornare indietro fino al punto che precedeva quella inculturazione per scoprire il semplice messaggio del Nuovo Testamento e inculturarlo poi di nuovo nei loro rispettivi ambienti. Questa tesi non è semplicemente sbagliata, è tuttavia grossolana e imprecisa. Il Nuovo Testamento, infatti, è stato scritto in lingua greca e porta in se stesso il contatto con lo spirito greco, un contatto che era maturato nello sviluppo precedente dell'Antico Testamento. Con ciò giungo alla conclusione, questo tentativo fatto solo a grandi linee di critica della ragione moderna nel suo interno non include assolutamente l'opinione che ora si debba ritornare indietro a prima dell'illuminismo, rigettando le convinzioni dell'età moderna. Quello che nello sviluppo moderno dello spirito è valido viene riconosciuto senza riserve. Tutti siamo grati per le grandiose possibilità che esso ha aperto all'uomo e per i progressi nel campo umano che ci sono stati donati. L'ethos della scientificità, del resto, è volontà di obbedienza alla verità e quindi espressione di un atteggiamento che fa parte della decisione di fondo dello spirito cristiano, non ritiro, non critica negativa e dunque l'intenzione, si tratta invece di un allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa. Perciò, con tutta la gioia di fronte alle possibilità dell'uomo, vediamo anche le minacce che emergono da queste possibilità e dobbiamo chiederci come possiamo dominarle. Solo così diventiamo anche capaci di un vero dialogo delle culture e delle religioni, un dialogo di cui abbiamo un così urgente bisogno. Nel mondo occidentale domina largamente l'opinione che soltanto la ragione positivista e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali, ma le culture profondamente religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dall'universalità della ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Una ragione che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell'ambito delle sottoculture è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture. E tuttavia la moderna ragione propria delle scienze naturali, con l'intrinseco suo elemento platonico, porta in sé, come ho cercato di dimostrare, un interrogativo che la trascende insieme con le sue possibilità metodiche. Essa stessa deve semplicemente accettare la struttura razionale della materia e la corrispondenza tra il nostro spirito e le strutture razionali operanti nella natura come un dato di fatto sul quale si basa il suo percorso metodico. Ma la domanda sul perché di questo dato di fatto esiste e deve essere affidata dalle scienze naturali ad altri livelli e modi del pensare, alla filosofia e alla teologia. Per la filosofia e in modo diverso per la teologia, l'ascoltare le grandi esperienze e convinzioni delle tradizioni religiose dell'umanità, specialmente quelle della fede cristiana, costituisce una fonte di conoscenza. Rifiutarsi ad essa significherebbe una riduzione inaccettabile del nostro ascoltare e rispondere. Qui mi viene in mente una parola di Socrate a Fedone.
Nei colloqui precedenti si erano toccate molte opinioni filosofiche sbagliate e allora Socrate dice sarebbe ben comprensibile se uno ha motivo dell'irritazione per tante cose sbagliate per il resto della sua vita prendesse in odio ogni discorso sull'essere e lo denigrasse, ma in questo modo perderebbe la verità dell'essere e subirebbe un grande danno. Nicht mit dem Logos handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider, hat Manuel II. L'Occidente da molto tempo è minacciato da questa avversione contro gli interrogativi fondamentali della sua ragione. E così può subire solo un grande danno. Il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza, è questo il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica entra nella disputa del tempo presente. Ritrovarla noi stessi sempre di nuovo è il grande compito dell'università.